Ciao a tutti ragazzi da TFG on Demand. No, Rimega, non ci credo, veramente. No, ce l'ho fatta. No. Io ce l'ho fatta. No, no, ce no. Ce l'ho fatta. Fammi vedere. Adesso. Ragazzi, guardate, incredibile. Non ci credo, il mago di comune. Finalmente ho il mago comune. Il mago di ghiaccio che è una carta. Comune. Comune, vabbè, perché c'erano tutti. Perché c'erano tutti livello 2. E tu sei proprio nulla. Quindi adesso io voglio vedere perché Rinnegan non ha avuto il tempo di scendere di trofei. Quindi lo vedremo in azione, allora, in arena. Scusami, 6, no, 5, non mi ricordo adesso. Per quelli che pensano, no, l'hai comprato. No, intanto non posso comprarlo. No, no, l'ha trovato nel mago di. Nel baule d'argento. Nel mago. Nel baule d'argento, ragazzi. Comunque, ragazzi, volevo dirvi, l'ha trovato nel baule d'argento. E non ma in avuto, arena 6? E non abbiamo avuto il tempo di. 5. Di registrare, ragazzi. Perché lui ormai. Sicuro che non trova niente. No, ormai li fa così, esatto. E taf, è arrivato il mago di ghiaccio. Quindi apriamoli subito questi. Magari arriva un altro. Cioè adesso magari, perché adesso è picca nel bowl di legno. Ovvio. Va bene, va bene, mago. Ah, un altro perché non è fatto. Per potenziare i goblin anche. Guarda che bello. No, ho deciso di non ascoltarti più. Ok. Ho potenze, solo quello che uso. Vabbè, ho preso $5,000 in sta casa. Goblin lancieri e frecce, vabbè, da questa parte invece cosa abbiamo? L'hai provato già il mago di ghiaccio? Tu hai già fatto due partite. Sì, ho fatto vai, bene. Vai avanti intanto. E come ti trovi? Ma guarda, sei sincero, una roba che rallenta così non è male. Vabbè, io adesso. Costa poco, è leggendario. Voglio vedere che dopo hai anche il burro della corona se fai una corona. Esatto. Vai. Voglio vedere questo mago di ghiaccio in action. Quindi il deck di Rinnegan consiste nell'usare il gigante. Esatto, il mago di ghiaccio dietro il gigante. Certamente. Credo. Il domatore e i barbari che cioè, sono in difesa. Ma in questo caso sai cosa faccio? Devo difendermi subito. Livello 10 ce li hai? Certo. Sti gran cazzi di Rinnegan. Mica qui a pettinare le bambole io. Però li ho potenziati in questi giorni. Ma scusa un attimo, tu vorresti dirmi che hai giocato senza dirmi nulla. Perfetta questa mossa, ragazzi. Adesso ho il ghiaccio dietro che rallenta. Sì, però. Però deve essere un po' più. Sai cosa è? Metti il domatore. A meno danno. Ho capito che ha meno danno, ma. Andiamo, domatore, vai! Adesso chi colpisce. Perché ti ricordo che rallenta anche la torre. Sì, no, ma. E infatti. Guarda che il mago di ghiaccio va bene. Va bene, ragazzi. Non tanto per il danno. Stella, va bene, non tanto per il danno, ma per la possibilità che ha di rallentare. È utilissimo. Soprattutto una truppa che magari ha. Oh, dei colpi lenti. Non è che. No, vabbè. Non ho visto. Non so, vedo quale sia il no, problema. No, pensavo che gli, non so perché nella mia testa gli sgarri erano nemici. Comunque, il fatto è che rallentando fanno anche meno danno le truppe. Perché quando hanno il colpo danno lo stesso più danno. Tempo. Anzi, guarda. Però ne danno aspetta, di meno. Aspetta. 5, 6, 7, 8. Ok, guarda. Guarda cosa. No, non capisco. Ti mette entrare. Oh, mago di ghiaccio più mago. Che figo. Adesso riesci a mettere il gigante davanti? Al limite metto questo. Il domator? No, sì. metti il gigante in mezzo no, là. No, metti sì, no. No, metto il domatore, mi piace di più. Ma il domatore, ok, che è forte, però. Però muore subito, capisci? Non è un problema, dai. Attenzione, cioè, il domatore intanto va a distruggere quella torre di merda. Perfetto, adesso muore quello lì, però muoiono anche i tuoi. Non so se il mago comune. Ah sì, non ha tanta più energia del mago. Ma sei fuori, togli 800 quella cosa. Vabbè, cosa fai adesso? Aspetto. Cosa? La sua mossa. Ma perché? Attaccalo. Ecco, adesso cosa fai? Questo. Ah, perché il draghetto va a colpire quello lì, ok, perfetto. Giusto, perché il draghetto ha poco danno. Perché appunto avendo danno a zona ha meno danno. Esatto. Perfetto. Metti il mago di ghiaccio dietro il. Esatto. Il Gigantor! No! Frecce! Sì, però muore lo stesso. E zappate! Perfetto, morto! Vediamo mago di ghiaccio contro mago normale. Che sfida, ragazzi! Che sfida epica! Sfida epica, attenzione! Ok! Ok, perfetto. Andato. 300. No, usi la palla di fuoco o no? No, usa la palla di fuoco. Cazzo. Va bene, dai. Adesso butta la torre centrale. Grandissimo! Ah, ma è rimasto un barbaro? Sì. Non me ero neanche accorto. I tre barbari erano andati nella torre centrale, non hai visto? No. Vabbè, comunque hai vinto il bolle d'argento, adesso apriamo con la corona. Apriamo. E dopo facciamo un'altra partita. Ovvio. Ma scusa. Vorrei provare a cambiare un paio di cose. Come vuoi cambiare un paio di cose? Vai avanti, vai, vediamo cosa c'è. Gemme, 2, schifo. Tesla, merda, non la usi mai. Non la uso. Sgarri, vabbè, qua sarebbe buono potenziarli. Sì, questa non la uso. Carta epica, ragazzi, scheletro gigante che non usi e non potenzi. No, è vero, perfetto. Perfetto. Comunque, guarda cosa faccio di solito adesso, cosa sto facendo? Sto chiedendo ai giganti.
Ah, vuoi potenziare il tuo gigante? Perché vedi, ne mancano poche. Te ne mancano 6. Quindi ragazzi, nel prossimo video vedremo il gigante livello 7, quasi sicuramente. Vai ad attaccare, gente. Vai ad attaccare, andiamo gente. Ad attaccare. Hai visto? Solo 2 rare adesso. Prima erano 3 rare, adesso sono solo 2 possono andare. Sono sempre state 2. In questa arena sono sempre state 2. Sì? Tu sei troppo alto d'arena, non puoi capire. Perché quando alzi noi comuni esseri immortali siamo obbligati ad avere questo. Ho capito, hai ragione. Domatore. Gli accelero il mago. Ma come? Ma questa mossa, ragazzi, non l'ho capita. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Guarda cosa succede, vedi? Sto rallentando la Valchiria. Sì, ho capito, però effettivamente il donatore è un 2-3 colpi di sgarri. Mi ha dato 2 colpi in più. E taff, niente, è morto. E cosa metti gli sgarri? Giusto, perché sono volanti. Quindi, perché frecce? Perché così tolgo un po' di vita in più. Va bene, però. Uno speed di vita. Cioè, voglio dire, questo è un livello 7, prima era un livello 6, e quindi è un po' più difficile. Sì, hai ragione. Però tu sei a livello 8. È veramente molto preoccupante. 7 contro 8. Allora, metti il mago contro la strega. Aspetta, sta per mettere un tankatore, in teoria. No, non lo mette, non perché... mette il tank. Guarda che stupido, è sbagliatissimo. Metto anche questo. Sbagliatissimo quello che ha fatto. Sbagliatissimo perché. Doppio danno a zona, doppio potere. Doppio danno a zona. Metti il domatore adesso. Se ci arrivo un attimo, Aia, mamma, muoiono male. Metto anche questo. Muoiono male, ragazzi. Perfetto, adesso la torre va rallentata. Il mago colpisce la torre. Perfetto, quindi uso le frecce. Perfetto, la torre è una torre giù. Con un poco di ghiaccio, la torre va giù. La torre va giù. E la torre va giù. Grazie. Cioè, devo dire che guarda, che sei veramente. Sono veramente euforico a vederti come. Come partner di YouTube. Sì, no, guarda, veramente sono. Guarda, che bene. Bene, perfetto. Il tankatore davanti. Adesso lui mi mette la Valchiria? No, ti mette la strega. Hai fatto una bella mossa perché. Bella mossa, faccio così. Ma non l'ho uccisa, sai? Non importa, basta danneggiarla un po'. Credo. No, l'hai uccisa. Perché era a livello 1. E bam! No. Colpo lo zicchetto. Va benissimo. Mi va? Benissimo. Frecce? Le frecce le butti giù? Non so, non penso. Ma come? Non butta delle frecce? Voglio dargli l'illusione di riuscire a fare qualcosa. No, devi vincere la partita. 6 di vita, ragazzi. Incredibile. Ma adesso si butta la palla di fuoco e vinta. Butta la vera palla di fuoco. La palla di fuoco. La falata. Perfetto, di fuoco. Vai di palla di fuoco. Anzi, no, gli butto giù l'altra torre prima. No! Ma dai, rinnegare. Gli butto giù l'altra torre prima. Ma perché devi fare questa perché torre? Voglio dargli l'illusione di potercela fare. Va bene. Rinnegare. Va bene, sono 3 palle. Perché non riesci, no? Perché il gigante è morto. Vabbè, ragazzi, altre 3 corone. Il video finisce qua. E vi anticipo subito che domani abbiamo un video epico mio, certo, di Clash Royale. Veramente una figata. Mi raccomando.